Allora, come sta andando la seconda edizione di No Frills Expo Turismo Gay? Ma la seconda edizione ha iniziato benissimo. Abbiamo avuto un aumento del numero degli espositori. Questo appunto ci dà molta soddisfazione, perché essendo solo la seconda edizione è già un ottimo risultato. E anche a livello di visite e di interesse degli dei visitatori all'interno della fiera No Frills è stato veramente soddisfacente. Devo dire, ieri, soprattutto venerdì, è stata una giornata dove gli stand erano affollati. C'era molto interesse, molto entusiasmo. Gli agenti di viaggio, con tutto che stiamo passando un periodo di forte crisi, non si vede la via d'uscita al di là del tunnel, anzi, purtroppo, ahimè, abbiamo un grande assente in questo paese, che è il ministro del turismo, con tutto che appunto siamo di fronte a un governo tecnico e quindi dovrebbe guardare semplicemente a quello che è il bene del paese e alla crescita economica. Purtroppo ho riscontrato direttamente che le ideologie politiche sono anche all'interno di questo governo. Infatti, rispetto allo scorso anno, con tutto che c'era un ministro del turismo, la Brambilla, di orientamento politico di destra, c'era stato riconosciuto il patrocinio come manifestazione. Quest'anno ci è stato negato, dicendo che la nostra manifestazione non è una manifestazione formale, che la Brambilla arrivava a dare anche patrocini ai mercatini di Torpignattara, noto quartiere di Roma un pochino, insomma, malfamato, quindi a noi non ci veniva riconosciuto. Poi alla fine era un semplice patrocinio morale, non chiedevamo soldi o altro. E quindi, di fronte a tutto questo, le agenzie non si sono abbattute, anzi hanno forse visto in questo un incentivo, uno stimolo ulteriore per cercare di fare di più e di crescere in questo mercato. Senti, ho sentito che c'è la possibilità che l'Italia sia candidata nel 2016 a ospitare la convention dell'associazione di cui tu sei presidente. Sì, la IGLTA, che è l'Associazione Internazionale del Turismo Gay, nata nell'83 a Fort Lauderdale, oggi siamo in 80 paesi, è un'associazione che raggruppa grandissimi marchi, grandissime catene alberghiere, compagniere, ma anche realtà molto più piccole. Io sono l'ambasciatore qui in Italia. Ogni paese ha il suo ambasciatore. L'Italia, purtroppo, dall'83 a oggi, solo nel 2010 ha avuto la nomina dei suoi primi ambasciatori. Ci sono io e c'è Alessio De Giorgi di gay.it. Questa candidatura è una cosa molto importante, è un'opportunità per l'Italia di lanciare l'immagine di destinazione gay friendly al mondo. Parliamo di 1000-1200 operatori che verranno in quei giorni, in quella settimana, proprio per discutere. Parliamo di stati generali del turismo gay, in pratica. E la IGLTA è un'associazione molto importante, ha anche un posto all'interno dell'ONU per quanto riguarda proprio il riconoscimento dei diritti, quindi devo dire che, essendo un'associazione nata in America, gli americani su questo hanno contribuito tantissimo a sdoganare questo tipo di turismo, che ormai non è più una novità per loro, mentre per noi qui in Italia appunto ne stiamo parlando come se fosse una novità. Senti, che cosa possiamo fare per favorire la candidatura dell'Italia? Beh, diciamo che la IGLTA richiede alcuni requisiti. Primo fra tutti, l'appoggio dell'istituzione politica. È importante per loro che ci sia l'appoggio del governo dello Stato piuttosto che della città. Noi da questo punto di vista stiamo facendo molto, stiamo cercando di coinvolgere le istituzioni. Abbiamo avuto un ottimo risultato, un ottimo riscontro da parte della provincia di Roma. Il comune di Roma si è aperto a questa eventualità. Al momento di formale non abbiamo nulla, dobbiamo affrettarci perché la candidatura va presentata entro l'inverno 2013. Io sono positivo, credo che riusciremo a portare a casa questa vittoria. Come è vista l'Italia dall'estero a livello di turismo gay? Allora, il turismo gay all'estero, anche secondo una recente ricerca di Community Marketing, che è una importante società di comunicazione e ricerca che da anni fa ricerche a livello internazionale, il turista gay, soprattutto quello statunitense, ha l'Italia tra le prime tre destinazioni che vuole vedere, che prima o poi vorrà vedere, però non dal punto di vista gay friendly, cioè non la vede come una destinazione gay friendly, ma come un bel posto dove andare. Quindi non significa che poi dall'intenzione passerà ai fatti, quindi verrà a visitare l'Italia. C'è molto da fare, purtroppo, per poter avere una buona immagine a livello appunto di destinazione gay friendly all'estero. C'è
è necessario anche l'appoggio istituzionale, non basta soltanto la volontà degli operatori, degli alberghi, ma anche politiche come quello del riconoscimento delle unioni civili sono un passo in avanti per far capire al viaggiatore GLBT straniero che anche l'Italia è avanti su queste tematiche, quindi non c'è problema ad andare in Italia, passeggiare per strada mano nella mano o soggiornare in un albergo.